Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla mia vanilla. Yeah. Ciao. Che bello, che bella intro proprio. Pure con la pecora che mi dà fastidio e proprio ci siamo incantati proprio. Comunque benvenuti nella cosa vanilla bella. Ciao. Bene. Comunque la potete notare la statua che ho costruito, ma voi la vedrete live sabato, questo episodio uscirà lunedì, voi vedrete questa è quella statua sabato in live e quindi niente, molto bella, vero? Molto bella. Che ci abbiamo qui? Le mushrooms e quindi per le mushroom volevo fare una bellissima abitazione dove potessero vivere felici e contenti. E quindi ho pensato, ma perché non fare una grotta sotterranea bella e dove possano vivere felici e contenti le mushroom? E perciò qui ho scavato una piccola grotta e ora la andremo ad abbellire. Perché come la vogliono le mushroom, perché le mushroom sono molto tirchie, vogliono le cose per bene. E quindi noi le facciamo per bene. Mettiamo un po' di questa terra qua, mettiamo un po' di così, mettiamo anche questa terra qua loro. Dov'è la loro terra? Eccola qua. Che loro ne vanno pazze, poi gli manca casa e capite quando ha una mushroom gli manca la casa. Dopo è una brutta faccenda, piangono eccetera eccetera. E quindi facciamo un abbellimento mushrooms da queste parti in questo modo, ecco qua. Ma magari qua magari ci mettiamo qualche blocco, un ca e magari qua ci mettiamo un altro blocks e questo qua, ecco qua. Così le mushroom si potranno sentire a casa loro, ragazzi, a casa loro. Facciamo una breve una cosa tipo così lungo le pareti, perché le mushroom sono tutte vischiose e belle. Comunque mucca, se stai guardando questo video, perché non sei venuta sabato in, cioè domenica il sabato il, ma no, che so a dire, voi vedrete domenica la statua, non sabato. Mi sto confondendo. Comunque, Mucca, se stai guardando questo video, voglio che tu sappia, cioè ti faccio una domanda. Perché non sei venuta in live sabato? Era una live dedicata per te e tu non sei venuta? Sul serio? Sul serio? Ho sprecato oro, tutto l'oro che tenevo per fare la live dedicata a te, e tu che fai? Te ne vai, non vieni. Vaffa un porcello, Mucca. Vaffa un porcello. Proprio vaffa un porcello, ho detto proprio così. Ok, dopo aver detto questo, abbelliamo ancora di più. Volevo fare una pozza piccola per loro, magari qui all'angle. Spacchiamo tutto. Tac, tac, tac. Così loro possono bere in tranquillità. Perché anche loro hanno necessità di bere, ecco. Mettiamo una ninfea qua e magari poi qui ci mettiamo nell'angolino dei bisogni, facciamo. Scusate, comunque sbadiglio e tutto, ma casa mia ormai lo sapete, è un porcile. Poi qui, vabbè, così. Poi prendiamo le liane e il bambù, perché volevo mettere all'esterno un po' di bambù. Così un po' di bambù per far abbellire il tutto. Un po' così, ok. Perfetto. E anche qua, ok, perfetto, direi, dai. Molto bello, sprechiamo questo bambù per far crescere gli altri. Perfetto. Però qua non lo volevo il bambù, sapete? Non lo volevo qua. Mettiamolo questo qua, mettiamolo qua. Perfetto.
Ora qua dovremmo mettere tutto il muschio, perché come ho detto a loro piace il muschio e noi lo mettiamo molto volentieri. Signore Mushroom, abbiamo quasi finito. Volevo del fieno magari dove potevano mettersi a dormire, però loro si accucciano a terra e dormono. La stanza per le mushroom è fatta, direi. Ora devo stare anche attenta a non spoilerare tutto nelle live perché sennò è la fine. Purtroppo non posso, cioè no. È brutto, cioè come posso dire? Volevo un po' di fieno per metterglielo mercante. Ma perché non ti fai un po' i fatti tuoi mercanti? Ragazzi, se il mercante ha bevuto la pezzone significa che c'è un mostro vicino. Eh sì. Eh sì. Proprio così, sapete che vi dico andiamo a dormire e non voglio sapere niente. Perché io di mostri ne ho già abbastanza. Vabbè, comunque dobbiamo fare i cancelletti. Punto di rima, basta, ma perché? Io non capisco mai questo Minecraft. Comunque sto diventando sempre più pro. Guardate come salto, come faccio cosa. E andiamo a prendere i cancelletti. Mamma mia, che sti effetti. Ah, che bella la statua, sempre più bella. Andiamo a prendere i... Ma stanno sotto? Vediamo se magari stanno qua i cancelletti. No, qua non ci stanno. Ma sapete che vi dico? Li prendiamo i cespugli magari per abbellirci, dai. Cespugli sono sempre belli accolti. Prendiamo un po' di cespugli. Giusto 6 per abbellire. E qui dentro mettiamo il resto che ci rimane perché questo qua non lo vogliamo. Anche i secchi. E questo materiale prezioso. Mangiamo. Mamma mia, come siamo rapidi. Rapido. Alonso, rapido e furioso. Raga, mi pare quando parte, parte. Mettiamo magari. Facciamo il cancello. Della legna del. Ma perché? Tutto che lagga. Tutto che non prende qua. Vivo dove non fa le cose. Ok, ne dobbiamo fare due però. Un cacchio due. Posso fare solo uno. Alonso, se stai guardando questo video, Alonso, ti devi ritenere fortunato. Perfetto. Andiamo dalle mushrooms. E mi servono anche i lazzi perché come ce le porto dentro, eh? Con il fieno, certo. Ma sapete che vi dico? Le faccio anche accoppiare già che ci sono. E poi faremo anche la mushroom regina, raga. La mushroom che muscia tutti. Aspettate, no, non fate caso che sto un attimo panicando. Ma il problema è che le casse sono un po' difficili da aprire. Mi sto infrugliando. 4, 2. Un attimo che qua c'è stata una questione di cancelli ribelli. Ecco qua. La questione cancelli ribelli è stata risolta. Andiamo da le mushroom che ho catturato in esplorazione. Beh, si è capito, sono esplorato, ho catturato le mushroom. Prima di entrare mushroom voglio un attimo abbellire il resto. Perfetto. E qua va bene. Ok, togliamo le torce random e mettiamole nel punto preciso dove le mushroom andranno a dormire. Mettiamo una torcia qua e una torcia qua. Perfetto. Sapete che è molto bello? Mi piace assai. Però sopra un po' di muschio ce lo potevo mettere, sapete? No, mi dà troppo fastidio che non c'è il muschio sopra, raga. Ho trovato un albero totalmente a caso. E l'ho messo. Oh, non mi dà fastidio che non ci sta il muschio sopra, perché ci sta il muschio dappertutto e non ci sta sopra. Non ci pensare proprio. Non ci pensare proprio. Faccio durare questo video un'ora. Se non metto il muschio là sopra.
Prendiamo un po' di muschio, questo che rimane, tanto è poco, credo che ce la facciamo. Alonso, se sta guardando questo video si deve ritenere fortunato. Lo so che già l'ho detto, però. Non fa niente. Comunque, quanti effetti che ho? Gli effetti del tempio degli iscritti, gli effetti del mio beacon. Tutti effetti. Ok, vai, facciamo così. Tac, ulli, preciso, preciso. Troppo bravo, sono. Allora, signorine. Signorine Moga. Seguitemi, prego. Seguitemi, prego. Non sono attratte? Oh, no, pensavo. Seguitemi, prego, verso la vostra nuova casa. No, prego, prego, chiudi qua. Popolatevi, fate figli. Vai. Mu è nato! Il prescelto! Proprio lui! Comunque le mushroom le voglio che siano poche, perché massimo 4 mushroom, perché comunque, cioè, non vedo perché mi servono tante mushroom. Quindi niente, molto bello. Non possono prendere una boccata d'aria, però mi dispiace. No, invece la possono prendere. Guardate come sono bravo. Gli tolgo questi e glieli metto qua, così possono anche uscire fuori a prendere una boccata d'aria. Mamma mia, sono un topo numero uno. Ecco qui, così possono anche uscire per prendere la boccata d'aria. Oh my gosh. E magari qua per non far poi brutto, perché ecco qua, perché sennò era troppo brutto. Oh, mi dispiace. Ecco qua, così prenderò anche la boccata d'aria. Spacchiamo questo bambù qua, perché oh, c'è, spacchiamo queste liane, perché secondo me dopo si possono arrampicare. Per non saper né leggere né scrivere le tolgo. E niente, raga, mi piace assai, è venuta molto bene, le mucche tutte fuori stanno, le nostre mushroom. Ora qua smantello tutto perché non mi serve, porto tutto nel magazzino di sotto, perché il sopra sapete che è pieno. Cercherò di non spoilerare nelle live, ma credo di non riuscirci. Vabbè, comunque, qualcosa sempre ci riesce. Lo sai che sto qua? Questo era un po' scemo, raga. Non mi aveva visto. Comunque niente. Molto bella la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ma io faccio le cose bene. Cioè, proprio.